Ragazzi, ad una nuova puntata del podcast di Agile Balzo. Lo stiamo registrando tra la prima e la seconda partita del torneo di meme. Esatto, dei trial qua a Casale. Quindi in realtà non molliamo niente, solo che Mauri poi andrà in un viaggio di lavoro e quindi avevamo bisogno di registrare. Siamo all'aperto sotto un palo della luce. Sì, con la gente che ci osserva. Quindi se c'è un po' di vento sarà per quello. Chiediamo scusa. Yes. Oggi parliamo di una divinità abbastanza eccessiva. Porca! Oggi parliamo di Slaanesh, esatto. Nel mio ultimo esercito che ho terminato di dipingere finalmente. Sì. E dobbiamo un attimo però introdurre, per chi non lo sapesse, chi è Slaanesh e chi sono i suoi discepoli. Secondo dio del caos che affrontiamo, dei dopo quattro Nargo, diciamo, dopo se Nargo, escludiamo sì. gli scari. Poi vabbè, il dio migliore, ovvero Ratto Cornuto, l'abbiamo analizzato. Sì, esatto, esatto. Prima. Cos'è il secondo dio migliore, esatto. dal mio punto di vista? Sì, dal mio no, ma ok. Me lo abbuoni. Va bene, parliamo un po' di chi sono questi discepoli. Sì. Di solito sono un'orda di debosciati, di decadenti. Edoniti di Slaanesh. Sono gente che in realtà cerca le sensazioni più travolgenti. Quindi sono gente che vuole provare qualcosa. Vuole godersi la vita. Molto, molto, molto. Infatti chiunque alla fine segua le proprie ossessioni più del ragionevole, poi alla fine ricade sotto Slaanesh. Come noi con i modellini. Infatti siamo tutti discepoli di Slaanesh. No, qui viene fatto l'esempio dei pittori che dipingono in modo frenetico durante la notte perché sono in preda all'ispirazione. Pieno così. Sì, pienissimo, pienissimo. Vabbè, ma anche semplicemente uno spadaccino che vuole diventare il miglior spadaccino del mondo, tipo Zoro, tipo certo, One Piece. Esatto. Ricade, è chiaramente un discepolo di Slaanesh. Cioè chiunque superi un limite ragionevole, quindi vada fuori di testa per riuscire a raggiungere questa sensazione di parimeggiare. Sì, sì. Ogni eccesso è... Esatto. È nella sfera di contemplazione di Slaanesh. E inoltre ci sono tutti i vizi. In generale tutti i vizi sono di Slaanesh. L'unico vizio che più o meno si contendono è l'ira, perché l'ira è più di competenza di Khorne che di Slaanesh. Quindi se consideriamo i vizi, tutti voi ragazzi siete servi di Slaanesh in qualche modo. Ma certo, è così. Hai fumato una sigaretta? Sei un servo di Slaanesh. Esatto, sì. A differenza degli altri dei del caos, lui non trae la sua forza solo dall'ossessione dei suoi discepoli, bensì dall'intensità con cui perseguono questa ossessione. Quindi c'è questa cosa diversa, non è che se sei uno che ha un'ossessione per forza sei un devoto, cioè lo sei, ma in modo minore. Se invece sei uno che davvero si impegna nel raggiungere questa estasi mistica, diventi un devoto sempre. Siete uno dei ludopatici che spendono tutta l'ora avere in una macchinette? Sì. Siete perfetti servi di Slaanesh. Esatto. Se spendete solo tipo 10 euro al mese, vabbè. Se comprate un grattavici ogni tanto, siete dei servi di Slaanesh, ma non così tanto. Questo non è per invogliare, cioè non vogliamo in alcun modo. Agile Balzo non incentiva la ludopatia. Esatto. L'incentivo solo l'acquisto di miniature, questo è il nostro difetto. Questo sì. Vi facciamo comprare le armate di cui escono i podcast di solito. E voi ci state insultando per questo, ma lo apprezziamo. Considerate che vuol dire che noi le abbiamo già comprate, però. Sì, abbiamo letto i libri, abbiamo riassunto, ne stiamo parlando adesso, quindi ne siamo forse messi peggio di tutti. Comunque, Slaanesh stesso, come visto? Beh, di solito è una figura ermafrodita, che vuol dire né uomo né donna. Esatto. È bellissimo e ha queste corna ricurve che lo caratterizzano. Però a volte, raramente, ci sono dei culti che lo venerano come una serpe bianca. Ah. Una serpe formata da tutti i corpi urlanti, dal volto umano, e altri invece lo venerano come una figura obesa, perché comunque sono tutti vizi, anche il cibo, e quindi lo venerano come questa figura obesa. Ma a me ha ricordato un sacco la versione del Ratto Cornuto del Clan Mulder, che è questo insieme di corpi. La madre. Sì, che sommergerà i reami. La fattrice, sì. Sì, qua non è proprio così, ma comunque è un'enorme figura obesa che porta a questo eccesso sul cibo, sulla gola. Anche la gola è uno di quelli fondamentali, certo, di Slaanesh. Chiunque sia un peccatore prima o poi degenera e diventa devoto di Slaanesh. A quel punto è molto più facile cadere nella tentazione e ripetere il proprio vizio, e quindi diventano sempre più indecenti, sempre più atroci, certo, i vizi che vengono fatti. Forse tra l'altro lui è anche il più subdolo del caos, perché secondo me più di Tsinch. Ma sì, perché lui per attrarre nuovi adepti non è che ha bisogno di portare al sangue, portare i suoi doni eccetera. Lui semplicemente dà loro quello che loro vogliono nel subconscio. Certo. E se questi cedono,
diventano adepti e lui quindi ti mette alla prova tutta la vita. Ma infatti Slaanesh era il mio dio preferito del caos come presenza nell'ambientazione nel vecchio mondo, perché essendo un'ambientazione completamente fatta di umani normali, tutti quanti di fatto dovevano sfidare continuamente le tentazioni di Slaanesh. Infatti era anche uno dei culti più diffusi, perché in qualunque città, in qualunque paese, in qualunque momento qualcuno poteva accedere a Slaanesh. Esatto, e adesso secondo me diventerà di nuovo così per le crociate dell'alba e tutti le City of Sin che si stanno diffondendo. Certo, assolutamente. Quindi in realtà solo perché è incatenato non è il più forte. Sì, perché Slaanesh e Khorne sono i due a cui uno può cedere, perché se uno è un violento a cui piace la violenza tende ad essere di Khorne. Beh, anche la disperazione. Se a uno piace tutto il resto è di Slaanesh. Però se c'è la disperazione di Nargol, è vero. I discepoli di cui abbiamo parlato prima si chiamano Sibariti. Che il nome Sibariti sono gli umani. Sono gli umani, sono i suoi discepoli umani. Quindi la parte mortale degli Edoniti. Esatto. E questi sono tra le figure più sadiche e più anche imprevedibili, perché ci sono le loro pulsioni in modo incredibile. C'è poi la controparte demoniaca, che è formata da queste creature molto esili, molto, molto anche letali, perché sono descritte come creature veramente micidiali. Tra cui le bellissime demonette. Esatto, infatti queste bellissime demonette loro mascherano proprio la loro natura con questi aromi inebrianti e hanno un modo di porsi molto molto elegante. Sinuosi. E quindi quando l'altro capisce che è stato ingannato, è troppo tardi, cioè ti è troppo vicino alla demonetta e ti uccide. Ti baccagliano e in realtà tu vieni proprio annebbiata, la tua mente è completamente annebbiata dal loro movimento ipnotico e dai loro aromi, quindi non è solo quindi profumano? Visiva. Sì, in un modo molto infatuante, cioè filtro d'amore lo usano loro. Fantastico. Tutti gli edoniti hanno una cosa in comune, sia la parte demoniaca che la parte mortale. Hanno una tetta. Hanno tutti una tetta e poi affrontano la battaglia come se fosse proprio un buffet di sensazioni, e loro si nutrono da questo buffet e lo fanno con scopi diversi, certo. Perché gli invaders sono la sottofazione che alla fine trova questo appagamento proprio gettandosi in qualunque mischia e prendendo tutte le sensazioni che riescono a ottenere da un conflitto. Sì, che sia il causare dolore che il subirlo. Esatto, e vanno proprio in overdose alla fine, viene descritto che loro dopo un combattimento sono completamente in overdose di sensazioni. Poi ci sono i Godseeker, i ricercatori del Dio, che saranno completamente appagati solo quando troveranno e libereranno Slaanesh. Poi spiegheremo come mai queste distinzioni. E infine ci sono i Pretenders, che loro si credono in realtà già gli eredi di Slaanesh, i legittimi eredi di Slaanesh, e troveranno l'appagamento quando riusciranno a usurpare il trono del Principe Oscuro. E quindi vogliono ascendere proprio a divinità, questi Pretenders. Però tutti questi gesti che hanno fatto sono riusciti a infrangere già buona parte delle catene che tengono incatenato per l'appunto Slaanesh. Ma dobbiamo partire un po' dal principio, partire da che cosa succede. Allora, la storia di Slaanesh è incredibile perché ripercorre praticamente tutta la storia del vecchio mondo, del nuovo mondo di Age of Sigmar. Intanto è passata la scuola guida dei camion, quindi vabbè, il rumore si sentirà un po', mi dispiace. Sì, credo che ci girerà intorno 4-5 volte. Bene, fantastico. Scuola guida camion, ragazzi, questo è il rumore che sentite in sottofondo. Allora, ripercorriamo un attimo la storia. Sì. Già dal mondo che fu, perché comunque era una divinità che già era presente nel mondo che fu, lui è stato uno di quelli che ha portato la distruzione del vecchio mondo e mentre veniva distrutto ha fatto questa scorpacciata di anime degli elfi principalmente, ma comunque di anime. E questo l'ha reso proprio satollo, fino a quando non ha scoperto gli otto regni e ha atteso che iniziassero ad arrivare delle anime da corrompere, perché lui è arrivato addirittura prima della presenza di mortali, quindi non c'era cibo per lui, ma lui era già satollo, quindi ha atteso pazientemente. Ecco anche perché è un po' maggiore rispetto a una volta, rispetto al vecchio mondo, tutta la questione della gola come peccato di Slaanesh, perché parte proprio dal fatto che lui si è nutrito di queste anime ed era pieno zeppo di anime, infatti lo vedremo anche nei modelli, adesso è molto più presente questo aspetto. Certo. Sì, si sono diffusi tutti i vizi, non è più solo la parte sensuale. Esatto, non è più la parte violenta, sensuale, adesso è proprio tutto. Sì. Iniziano ovviamente a popolarsi gli otto regni e lui inizia subito a corrompere con, diciamo, il fascino del proibito e l'egoismo, che sono i primi peccati che si iniziano a formare. Tra l'altro volevo fare un attimo un parallelismo, lui è definito il più giovane dei quattro dei del caos, ma proprio perché i suoi peccati sono lievemente più... diciamo acculturati dell'ira totale, difatti è apparso dopo perché sono un po' più, diciamo, non so come dire, Mauri, tu come definiresti questi peccati? Non sono proprio solo brutali e primordiali, un po' più fini, no? E quindi ci va anche un animo un po' più fine, un po' più colto per cadere in queste tentazioni, certo. Queste tentazioni non sono poi l'ira di Khorne.
Poi vabbè, c'è proprio questo momento dell'era del caos dove la depravazione va in tutti i rami mortali. Nonostante lui sia ancora incatenato. No, non è ancora incatenato. È libero. Sì, vabbè, lui qui è tra del mito e tra del caos. Comunque iniziano a diffondersi queste cose. E allora gli dei elfici si accorgono che c'è ancora Slaanesh. Sono veramente allarmati perché negli otto regni c'è Slaanesh, che era il loro antico nemico. Nel frattempo Morati riesce a fuggire, qui è tra del mito ancora, da Slaanesh, dal corpo di Slaanesh, perché lei era stata divorata, e incontra Teclis, Tirion e Malerion, che sono alla fine i tre... le tre divinità principali. Divinità che sono sopravvissute a questa ingordigia. Ascese a divinità. Sono ascese a divinità, e con Morati lei si finge esca, fa da esca su Wolgish, perché si vuole far ridivorare da Slaanesh. Slaanesh ovviamente vuole riprendere l'anima dell'unica elfa che è scappata, e quindi cade in questa trappola. Appena giunge su Ulgish, che è questo sottoregno tra Ulgu e Ish, quindi rame dell'ombra e rame della luce. Luce, scatta la trappola, delle catene metafisiche che sono state fatte da Teclis e Malerion, che hanno fuso l'energia della luce e l'energia dell'ombra, intrappolano Slaanesh. C'è una bellissima illustrazione di questo di Ulgish con Slaanesh incatenato. Che magari ci metti qua in sullo sfondo, che è proprio bellissimo. Fighissimo. E a questo punto lui non riesce più a muoversi, ovvero quando si muove gli uncini perforano ancora di più la sua carne, quindi un po' gli piace, ma non troppo. E poi dopo non riesce più a evocare, perché questo gli non aveva abbastanza proibisce... punti di attivazione. No, ma poi gli proibisce proprio la possibilità di evocare demoni in suo soccorso. E adesso Morati entra in azione, crea delle illusioni che lo celano invece da tutti i mortali. Sì, quindi nessuno sa dove sia. Nessuno sa dove sia, e lui non riesce né a farsi sentire e né a evocare nuovi demoni. Quindi è completamente isolato. Messo sotto scacco un dio del caos. Complimenti, ragazzi. Però non è finita. Perché gli elfi, oltretutto, hanno iniziato a liberare tutte le anime che erano intrappolate. Certo. Con queste anime prima verranno formati gli Idoneth, quelle Scatcore e anche i Luminet. Sì, abbiamo già analizzato due podcast su tre di questi elfi, quindi ci mancano solo i Luminet, sì. Ma le Daughter e gli Idoneth potete recuperare il video per andare un po' più nel dettaglio su questo avvenimento. Poi, vabbè, come abbiamo detto nel podcast delle Daughter of Cain, Morati ritorna in Slaanesh con la lanterna Dokarian, la Varanite, tutto il suo rituale. Per ascendere a divinità. Per ascendere a divinità. Divora le anime di tutti i re elfici, ma l'ultimo re elfico, probabilmente Enel, anche se non è stato esplicato, la divide in due e a questo punto diventa la doppia divinità. Slaanesh, però, sfrutta il... diciamo il buco che ha usato Morati per ovviamente. Entrare. Ovviamente, ha visto un buco e non ha resistito. E ci ha partorito, una cometa. Una cometa che ha iniziato a girare per i rami mortali fino a quando non è caduta, si è scagliata al suolo e dalla crisalide che c'era in questa cometa sono emerse due figure, ovvero le sue due figlie, le gemelle, che sono Silexa ed Excessa. Poi arriva il regno della bestia. Kragnos, siamo quasi ai giorni nostri. Siamo quasi ai giorni nostri, siamo a Austria. Kragnos, lo sapete, è tumulato sotto picco corno gemello, l'Ariel fa il suo rituale della vita contro Nargol per difendersi da Nargol, le radici delle querce iniziano a crescere a dismisura, picco corno gemello viene spaccato perché la roccia viene infranta, Kragnos si libera e infuriato perché alla fine gli hanno ammazzato tutti i Drowuk, inizia a fare casino. Scatena, assedia Excessis e tutto. Slaanesh cosa fa nel frattempo? Niente. No. Slaanesh stava sussurrando già tutti gli uomini e gli elfi di Excessis per farli cadere nel peccato e mettere soprattutto gli uni contro gli altri. Certo. Ce la fa scoppiare un sacco di rivolte nella città e si sta per impadronire delle schegge che sono state estratte da Mallus, quindi dal vecchio mondo, che sono custodite su Excessis. Sì. Purtroppo intervengono Galen e Doriel Van Dest, quindi padre e figli, cacciatori di streghe, cacciatori di demoni, e riescono a sconfiggere Dexessa e Sinistra che avevano architettato tutto questo. Avevano architettato tutto loro, tutti questi sussurri lo estirpano il culto e riescono alla fine a sconfiggerle. Sì. Poi vabbè. Alla fine Morati e Croc salvano da Kragnos la città di Excessis e poi partono le crociate, quindi siamo diciamo ai giorni nostri. Sì. Tra l'altro le crociate sono anche un'ottima occasione per Slaanesh per diffondere la sua depravazione, perché è pieno di anime, tutte molto vulnerabili, perché lì cadere agli eccessi, al piacere è molto facile, perché non è che se la passano troppo bene, e soprattutto se non riuscisse durante la crociata, quando è successo fondere un avamposto, c'è già il germe di Slaanesh dentro il nuovo avamposto, certo. Quindi è proprio terreno molto fertile per questa divinità. Tra l'altro in questo momento, anche se Slaanesh è incatenato, non è che ci sia un vero e proprio piano che guida tutti gli Edoniti, però si intravede, come se fosse una cosa involontaria, una specie di abbandonarsi alle pulsioni
che sia contro gli orchi, contro i nani, contro i vampiri, contro gli elfi, contro qualunque cosa, che però dietro a questo velo di scorribande che alimentano lo spirito di Slaanesh. E quindi Slaanesh sta traendo, diciamo, forza da ogni azione che viene fatta dai propri discepoli in questo momento. Ok. Questa, diciamo, è un po' la storia di Slaanesh. Una cosa molto interessante. Non è nulla di che, sta storia, a dire la verità. Ma non è nulla di che, la divinità è intrappolata. Sì, esatto. Noi sapevamo già che era intrappolata perché l'abbiamo visto in altri libri, quindi ripercorre un po' la storia dei reami, non è successo ancora tanto. Difatti, non ho scritto grandi cambiamenti in questo momento. Sì, perché la sua storia è arrivata nel vecchio mondo, c'è stata l'età del caos, di cui in realtà non è che si sappia poco, ma viene spiegata in maniera sempre molto sommaria, perché non è legata al background principale, tra virgolette. Viene imprigionato. Beh, viene imprigionato addirittura prima, quindi anche nell'età del caos lui non ha fatto tutte queste scorribande. Esatto, quindi viene imprigionato e non fa niente. Vabbè, no, si sta liberando e ci sono comunque questi culti particolari. No, esatto, c'è da dire che comunque Nulghish, ad esempio, a un certo punto Arkhan ha scoperto che Slaanesh era da quelle parti, è andato a provare a liberarlo, in realtà, solo che poi è stato interrotto e ha dovuto tornare indietro per fermare un'invasione dell'otto punte, quindi sono successe un po' di cose in mezzo, però non è ancora entrato nel vivo della storia. Non è ancora la divinità più importante, come deve essere dopo l'arrivo noto degli dei del caos. Parliamo dei paradisi perversi, ovvero del sottoreame di Slaanesh nel regno del caos. Nel regno del caos. Sì. Il suo è formato tra l'altro da 6-8 sottoregni. Sì, perché 6 è il suo numero. 6 è il suo numero, sono tutti ad anello intorno al Palazzo del Piacere, che è la sua dimora al centro del suo regno. E sono tutti noti come gironi della depravazione. E rappresentano i vari aspetti di Slaanesh, come abbiamo detto prima, che portano ai vari vizi. Il girone più esterno è quello dell'avidità. Voi dovete immaginarmi questo luogo come un regno dove il suolo è formato da gioielli, le montagne sono comuni di monete, ogni crocevia ci sono delle statue sublimi, c'è tutto questo splendore ovunque. L'unica cosa che un po' toglie fascino sono questi derelitti che si trascinano con cupidigia e afferrano e contano le monete in lingotti d'oro. Infatti si dice che Slaanesh ricompenserà chi saprà dire esattamente quanti averi lui possiede. E quindi ci sono questi avidi adepti che conosce il suo patrimonio. Sì, se contate il mio patrimonio ascendete. Sì, se mi fate la dichiarazione dei redditi ascendete. Il problema è quello. Questi ragazzi, insomma, innalzano queste pile di monete che continuano a cadere e loro devono sempre ricominciare da capo. Cioè, questa è la loro maledizione. Okay. Poi c'è il girone dell'ingordigia. Sì. Tutta l'acqua, tutti i laghi sono fatti di vino, e ci sono queste isole create alla fine da questi corpi di questi titani ubriachi, quindi completamente rigonfi. Bellissimo. E sopra sono collegate da ponti e su ogni titano è pieno di tavole imbandite, piene di dolci, di leccornie, di qualunque cibo ti piace di più, quello si materializza. Quindi praticamente sono come se fossero i peccati capitali tranne l'ira. Sì, certo. Poi, difatti ricorda un po' l'inferno dantesco, anche se quello scendi sempre di più, qua e vai ad anello verso il Palazzo del Piacere. Gli abitanti delle isole, tra l'altro, sono tutti degli obesi, che passano il loro tempo a fagocitare qualunque cibo, fino a quando non esploderanno e si uniranno alle distese di corpi e scheletri disseminati ovunque, quindi loro mangiano a scoppiare fisicamente. Se uno riesce a superare questo non mangiando niente, non facendosi tentare, perché comunque se tu afferri una moneta prima o se mangi del cibo adesso vieni dannato per l'eternità, arriverai nel girone della lussuria. Questo è fighissimo, qui pochi lo passano, ragazzi. Qui pochi passano da questo girone. Vabbè, sono verdi prati, campi di grano, ma la cosa interessante è che è disseminato da degli esseri bellissimi. Di ogni sesso, tra l'altro, coperti solo con delle cose di seta trasparente. L'aria, tra l'altro, è un aroma allucinogeno che esalta i sensi e quindi la gente viene subito circondata da questi demoni che sussurrano promesse di piacere carnale. Adesso non vorrei essere volgare, però è difficile scoprire. Ti fanno venire voglia di scopare, insomma. Esatto, cioè, grazie che l'hai detto tu. Comunque, chi riesce a resistere vede oltre questo velo di illusione e vede le zanne acuminate pronte a divorarlo, perché poi vengono divorati. Vengono magnati. Sì, mentre... Mentre... Poi c'è il girone della superbia. Allora, qua dobbiamo fare una piccola differenza perché ci sono superbia e vanagloria, uno di filo all'altro, quindi ci sono delle piccole sottigliezze. Allora, nella superbia c'è questa splendida metropoli di marmo, di oro. In tutti i vicoli il viaggiatore sente la propria voce che viene inneggiata, si decantano le sue glorie, quindi qualunque cosa lui abbia fatto viene cantata da tutto il popolo. E quindi lui inizia a essere sempre più superbo, ovviamente, fino a quando non arriva su un balcone. Il balcone è su una enorme piazza piena di gente che lo sta, che sono i dannati delle volte prima, che lo sta esaltando, esatto.
sono tutti ansiosi di servirlo, e a questo punto lui, vabbè, dipende se fa un discorso o meno, ma comunque, certo, se vince vinceremo, niente. Se, esatto, se cade nella superbia finisce subito a essere uno di quelli dei sudditi che inneggeranno il prossimo. Se invece non cade, si ritrova in un momento, in una situazione abbastanza, diciamo, strana, perché sono tutti veramente pronti a servirlo, sono tutti costretti a servirlo qualunque cosa lui ordini, e cosa deve servirlo. Se lui inizia a dare ordini, i primi ordini non è un problema, ma più ordini dà, più la sua mente inizia a offuscarsi, inizia a diventare sempre più scaven, perché è convinto che qualcuno lo tradirà. Ah. E più è convinto che qualcuno lo tradirà, più inizia a compiere gesti tiranni, perché inizia a tiranneggiare sui propri sudditi, e alla fine finirà perché tutti i suoi gesti si svuoteranno di significato, diventerà un vero e proprio tiranno, fino a quando non arriverà un altro e diventerà sudditi di questo nuovo tiranno. Ah. Poi c'è la vanagloria, questo invece è un bosco, quindi stiamo cambiando sempre ambientazione, è un bosco pieno di fiori profumati, ma anche di rovi aguzzi, nei quali ci sono tutti questi sussurri di gloria che inneggiano i successi ottenuti in vita. Quindi qua non ci sono persone che ti esaltano la tua figura, ma è la tua vita che nella tua memoria è molto più epica di quello che probabilmente è stata. Quindi anche dalle pozze d'acqua tu ti vedi riflesso come la persona che brami di diventare, non come quello che sei, ma come quello che brami di diventare, fino a quando non ti convinci che sei già diventato ciò che vuoi essere. E molte persone alla fine non riescono a distogliere lo sguardo da questa illusione del loro successo come persone, e i demoni rovo iniziano a lacerargli la carne. Lui inizia a sentire dolore, ma non può distogliere lo sguardo, perché è completamente impossessato e viene divorato. L'unico modo per alla fine uscire da questo bosco è quello di trovare l'uscita, e quindi di continuare a riflettere sui propri difetti e sull'irrilevanza della propria esistenza. In quel modo il sentiero si apre davanti a te. Fantastico. Infine c'è l'ultimo girone, il girone dell'indolenza, che è questa spiaggia bianca dove ci sono cori angelici, le onde riecheggiano e fanno risacca, c'è tutta questa, diciamo, questo clima molto caldo e rilassante, fino a quando tu anche tra l'altro senti una spossatezza che si amplia sempre di più, e devi avere una forza di volontà sovrumana per evitare di cadere a terra e venire poi prosciugato di ogni energia. Alcuni riescono a vedere la realtà, perché il bianco della sabbia in realtà sono ossa, sono i resti di chi si è addormentato lì. Ah, c'è quindi non è una sabbia, è una sabbia d'ossa. Superato questo, arrivi a Palazzo del Piacere, finalmente, che è questo pilastro di roccia dove c'è sopra questo palazzo di Slaanesh, il Palazzo del Piacere per l'appunto, che era la sua residenza. Adesso una residenza veramente decadente, perché al tempo era all'apice della lussuria. Certo. Poi nei frutteti si svolgono sempre orge, ci sono tutta la gente che tortura, chiaro, tutta questa roba classica. Sì. Però come poi, tutti i frutteti. Vabbè, come tutti i frutteti pieni di orge. Nei corridoi è pieno di arazzi, di quadri, tutte cose oscene, tra l'altro, vengono raffigurate. Certo. Ovviamente per stimolare la gente. E quando cammini senti solo gente che geme dalle stanze. Perché... Oh yeah! Però... perché stanno giocando a Warhammer. Stanno sicuramente giocando a Warhammer, e c'è Bona che gli sta inculando tutti. Ecco, perché tira solo 5 per rimanere in tema. Per rimanere in tema. Fino a quando non si giunge in quest'ultima stanza, dove ogni superficie è uno specchio che distorce la realtà e rappresenta poi l'osservatore in tutta la sua purezza oppure in tutto il suo lato oscuro. Praticamente la vostra anima viene frammentata in milioni di pezzi, e ogni immagine di sé è un pezzo del proprio carattere, della propria anima. E quindi la maggior parte delle persone inizia a vedere i propri sogni, le proprie paure, questo all'infinito. E malgrado tutto il palazzo del piacere sia così ancora sensuale e accattivante, anche perché vedere la propria anima in così tanti modi può assorbirti per anni e secoli probabilmente, è solo l'ombra di quello che era in passato, e quindi la gente sta attendendo che le grandi orge ripartano quando torna Slaanesh. Non ci sono più le orge di una volta. No, più uno. È puttana di un tempo. Ok, questo è un po' com'è il regno del caos di Slaanesh. Certo. Il palazzo del piacere, i sei gironi. Parliamo ora dell'influenza di Slaanesh. Abbiamo detto che non è così forte perché lui è incatenato, però su Ulgu e su Ish comunque la sua presenza si sente. Ad esempio su Ulgu ne abbiamo parlato l'altra volta, del Catraddule, quindi la guerra nel Regno dell'Ombra tra le Daughter of Cain e gli Doniti di Slaanesh, mentre su Ish c'è un altro evento che si chiama la caduta delle guglie, che è molto famoso, poi lo riassumeremo sicuramente, che è questo evento dove i sussurri di Slaanesh hanno messo i comandanti e i maghi di Luminet gli uni contro gli altri, c'è stata poi questa carneficina e i demoni hanno gozzovigliato in tutta questa disperazione degli elfi, quindi li hanno fatti scontrare gli uni contro gli altri, insomma. Certo.
Anche se la prigione di Slaanesh impedisce un po' di rivelare la sua posizione, cioè in realtà lo impedisce del tutto, Slaanesh riesce a comunicare inviando dei sogni ai propri artisti più sensibili e riesce a comunicare la sua, la sua posizione tentando di farsi trovare. Quindi la gente ormai ha capito che come Cthulhu. Che è più su Ulgu che su Ish, ma comunque vanno in questi due regni di solito a fare le scorribande i suoi discepoli, insomma. Tra l'altro, le varie catene che hanno che stanno incarcerando Slaanesh sono state spezzate, alcune sono state spezzate, nella fattispecie una doveva essere spezzata proprio da Khorne stesso, quindi erano sicuri che non sarebbe mai stata infranta, però la Slaanesh ha suscitato quest'ira incredibile in Khorne che ha, ha scaturito la sua furia omicida che ha spezzato una di queste catene. Poi c'è un'altra catena che è stata spezzata grazie a, ai Celestial Vindicarum, quindi a questi Stormcast che hanno rivolto le loro lame sui propri stessi cittadini per averli ritenuti tutti corrotti, invece era un'illusione di Slaanesh, quindi hanno massacrato la loro popolazione. Un'altra catena si è spezzata, un'altra l'ha distrutta Archaon stesso quando è arrivato ed è stata proprio spaccata dalla testa cordita di Dorgar, che è la chimera che cavalca. Sì, che era uno degli unici modi in cui Khorne avrebbe mai potuto liberare Slaanesh, era tramite la sua testa, la testa di, della bestia di Archaon. Quindi questi sono i modi in realtà dove vengono spezzate le varie catene. E tra l'altro ogni volta che una catena viene spezzata lui la ricrea creandone un'illusione, perché comunque i suoi carcerieri continuano a, a osservarlo. Tra l'altro dopo il rituale di Morati, Teclis ha addirittura deciso di trasferire la sua prigione sempre su Ulgish, ma l'ha spostata e adesso c'è una guarnigione che lo osserva continuamente. Però Slaanesh inizia a comunicare un po' il suo volere ai propri adepti e quando sarà abbastanza forte ci sarà questa nuova era di lussuria. La rinascita. Parliamo delle sottofazioni, ragazzi, che dite? Sì. Allora, le sottofazioni sono tre, le abbiamo già citate prima. Ci sono gli invasori, che sono questi che sono sempre alla ricerca di uno scontro per provare le sensazioni più autentiche, più sfrenate. Sono davvero ossessionati dalla guerra e per loro la ritirata non è assolutamente prevista. Quindi quando giurecherete Invaders non ritiratevi mai, perché almeno giocate, diciamo, a tema questo esercito. Loro stanno conquistando e soggiogando delle terre dall'alba dei tempi alla fine e sono legati a questa tradizione della conquista in nome di Slaanesh. Questo continua a portare avanti il loro credo e quindi sono quelli più legati, insomma, a queste tradizioni. Sono molto diversi tra loro, ma sono comunque accomunati da uno spirito completamente anarchico e rispondono solo alle Keeper, alle custodie dei segreti, che sono viste come le vere profetesse di Slaanesh. Poi ci sono i pretendenti, i pretenders in inglese, che incarnano invece l'ego e la superbia, ovviamente. Loro si credono i degni successori di Slaanesh e tra l'altro Slaanesh continua a nutrire questa arroganza, anche se quando si levererà ovviamente gli sbranerà tutti, però lui però gli danno potere con potere. Questo, certo. Mm-hmm. E questi sono abilissimi oratori, sono anche letali guerrieri di solito, quindi usano sia la teatralità che la forza marziale per reclutare altri adepti e intimidire anche gli sfidanti. Tra i pretendenti dobbiamo anche ricordare Luxcius e Eur Slaanesh, quelli che sono stati uccisi a Agnar quando avevamo parlato nello scorso podcast nel Catraddule, che era stato un nemico che Morati aveva trovato più difficile da affrontare. Era proprio questo Luxcius, questa custode dei segreti, che si credeva erede di Slaanesh in persona, poi è stato sconfitto lì, però ovviamente essendo un demone potrebbe sempre ritornare. Certo. Infine ci sono i Godseeker, i cercatori del dio, che tormentano tutti i regni seguendo la Roma di Slaanesh. Mm-hmm. Loro non combattono per la gloria personale e nemmeno per provare qualcosa, ma soprattutto combattono per liberare il principe oscuro. In battaglia infatti sfruttano un sacco la velocità e sognano di raggiungere la prigione di Slaanesh, uccidere tutti gli aguzzini e poi liberarlo. Sono i più ferventi adoratori di Slaanesh e disdegnano tutti gli altri edoniti e loro provano piacere anche quando falliscono, perché è la caccia stessa che gli sprona a vivere e a trovare altro piacere. Ragazzi, adesso dobbiamo scappare perché ci stanno chiamando dentro per il secondo round del torneo, per cui questa era la prima parte del podcast dedicato a Slaanesh, il dio del piacere, al suo regno e ai suoi seguaci, gli edoniti. Ci vediamo la prossima settimana perché uscirà a strettissimo giro la seconda sezione di questo podcast dedicata alle War Scroll, non perdetevelo, per cui a brevissimo. Ciao ragazzi!